Ciao a tutti, sono Taqwa Ben Mohamed e sono una graphic journalist e producer di film e documentari e faccio anche l'autrice di graphic novel, li disegno e li scrivo, ho pubblicato qualche libro, tra cui l'ultimo uscito è Il mio migliore amico è fascista, che è uscito recentemente con la casa editrice Rizzoli. Questo libro mi è molto 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 caro perché racconta un periodo molto particolare della mia vita, è una storia vera. Che era durante la mia adolescenza nelle scuole della periferia romana, perché abito, ecco, appunto a Roma. Ed è una storia di amicizia molto improbabile tra me e Marco, che lui è da perfetti nemici a migliori amici, non vi faccio spoiler. Perché lui era un fascista dichiarato e mi odiava tantissimo, e così anche io lo odiavo perché mi odiava. Quindi contribuivamo entrambi alla costruzione di un muro tra noi due, che diciamo è fatto da pregiudizi che non riuscivamo proprio a mettere da parte, a superare, ad eliminare del tutto, ecco. Però piano piano, appunto, nel corso del libro siamo riusciti ad abbattere quei pregiudizi, siamo riusciti ad abbattere quel muro e siamo diventati migliori amici e siamo cambiati molto entrambi perché siamo cresciuti, ecco, abbiamo imparato a fare dibattito, a parlarci, ad ascoltarci e capire, ecco, mettersi nei panni l'uno dell'altro. Non parlo solamente di amicizia, ma parlo anche del rapporto che avevo con i miei insegnanti, che è un rapporto molto difficile, con i miei amici a scuola, tra bullismi, cyberbullismo e amici che erano veramente amici, la società fuori scuola. Quindi i vicini di casa, diciamo, come si comportavano con noi, essendo noi una famiglia musulmana, ecco. Diciamo la comunità musulmana, la mia famiglia, il rapporto che avevo con la mia famiglia. Quindi parla veramente di tantissime cose e spero vivamente che vi piace questo libro e che potete trarne veramente un messaggio di amicizia, di dialogo che volevo appunto trasmettere. Ciao a tutti.